Nicola, visto il curriculum, insomma, ti si chiede di mantenerti sui stessi livelli di questi ultimi almeno 3 anni. Beh, speriamo, insomma, anche perché vorrebbe dire vincere il campionato. Quindi spero davvero, insomma, di poter confermare quello che di buono è stato fatto a Frosinone negli ultimi 3 anni. È stata un'avventura importante che si è conclusa, direi, bene, perché Perugia dà la possibilità di rimettersi in discussione, di rimettersi in gioco, e questo per me è sempre stato importante. Quindi ripartire da una categoria inferiore, però con l'ambizione di arrivare in alto di nuovo, è una cosa che sicuramente è stimolante. Per chi non ti conosci, puoi descriverci un po' le tue caratteristiche? Ma io sono un difensore centrale, in carriera ho giocato anche da terzino destro o da terzino sinistro, a seconda delle esigenze, però fondamentalmente sono un centrale difensivo, gioco sia centrodestra che centrosinistra, quindi grossi problemi per ricoprire ruoli difensivi non ce ne sono. Grazie. Conosci qualcuno dei tuoi giocatori? Conosco Zoppetti perché siamo nati in paesi vicini, abbiamo fatto tutto il settore giovanile insieme a Cremona, quindi siamo stati insieme tanti anni. E vabbè, De Giorgio perché ha giocato con me a Frosinone negli anni passati, quindi poi di nome, insomma, per averci giocato contro, anche tanti altri giocatori. Che troverà da avversare un compagno di squadra che rischia? Diversi compagni di squadra, ex compagni di squadra freschi, diversi. No, siamo sentiti anche ieri sera quando lui è andato a cavare dei Tirreni e domenica ci rincontriamo, sembra strano, fino a ieri eravamo compagni di squadra e domenica ci incontriamo da avversari, però insomma fa parte del gioco, funziona così e va bene, ci sarà una sana rivalità. Senti, anche tu come stai fisicamente? Ma io senti, ho avuto la preparazione con Frosinone l'ho fatta partendo un po' in ritardo perché sembrava che il mio trasferimento dovesse avvenire all'inizio della fase del mercato, invece poi è arrivata soltanto ieri, quindi sono partito in ritardo rispetto alla squadra, però ho fatto tutto il lavoro, non ho fatto molte amichevoli perché essendoci la lista anche in Serie B, l'allenatore giustamente ha dato la priorità ai giocatori che poi si porterà avanti per tutto l'arco dell'anno, quindi ho fatto poco di quello che è la parte tattica, la parte tecnica, però la parte atletica l'ho fatta tutta, diciamo. A parte gli ultimi giorni che sono stati un po' problematici, nel senso che io ero a Frosinone, sono dovuto poi andare a Milano, insomma. Però per il resto la parte atletica doveva essere a posto, ecco. Senti, che cosa serve per vincere questo girone? Innanzitutto serve la qualità e credo che questa squadra, a guardare sulla carta, di qualità ne abbia. Però la componente per vincere i campionati è anche la coesione del gruppo, la voglia di arrivare ad un obiettivo importante, la capacità di sacrificarsi, di combattere ogni partita, perché credo sia la ricetta giusta per poter arrivare alla fine meglio degli altri. Il campionato è difficile perché ci sono molte squadre che si sono attrezzate bene, però insomma credo che Perugia sia una di quelle piazze che merita altri palcoscenici rispetto magari ad altre realtà di questo girone. Senti, il Curi domenica scorsa probabilmente era uno stadio difficile da espugnare anche per il tuo Frosinone, che cosa dici? Oddio. Devo dire la verità che quando sono venuto qui nelle passate stagioni non sono mai uscito completamente a mani vuote, quindi per me è stata... ho visto questo stadio su altri palcoscenici perché sono giocato anche in Serie B nei momenti in cui era ancora una squadra importante in quel momento, quindi con un'altra dirigenza ora è cambiato tutto e si riparte per cercare di ritornare a quei vertici. Sicuramente se l'entusiasmo è quello